che fa una, proprio una linea di taglio, proprio una, un confine insormontabile fra una moneta, un tipo di moneta e un altro tipo di moneta, è il fatto che una viene emessa a debito, come ad esempio l'euro, e alcune altre invece possono essere a credito. Incredibilmente funzionano benissimo l'una e l'altra. Cioè il fatto che questa banconota emessa dall'euro, dal sistema dell'euro, dalla Banca Centrale Europea, sia addebitato in eterno, non addebitato per un po' di tempo, ma in eterno finché, adesso ci arriviamo, finché diciamo non cambierà questo regime, praticamente tutto quello che è il prodotto all'interno del sistema euro diventa di proprietà della Banca Centrale Europea. E quindi non perché, perché noi utilizziamo, è un sistema veramente vorace e veramente criminale. Cioè, che cosa è successo? Che a tappe successive il potere mondialista ha pervaso e invaso tutte le istituzioni democratiche a livello sia nazionale che europeo, parlando di Europa, ma anche in altre parti in giro per il mondo, attraverso la priorità, attraverso molte linee, diciamo, di espansione e di conquista, ma soprattutto lo ha fatto attraverso la corruzione del concetto della moneta. Quindi la moneta, che cosa è successo? È passata da essere un titolo al portatore, come dicevamo prima, e lo è stato fino all'avvento dell'euro in Italia, in altre nazioni no. Ecco, qua sul libro vi invito poi eventualmente ad andare a vedere quella enorme quantità di immagini di banconote, dove sulla banconota appare una scritta piuttosto che un'altra. Ecco, quella scritta piuttosto che un'altra non è una cosa che può essere una diascalia simpatica o non simpatica, interessante o non interessante, è lì perché è con quella didascalia, con quella firma, con quella scritta, che la banconota assume un titolo legale e quindi politico, economico e quant'altro, piuttosto che un altro. Quindi non è che così casualmente. E allora, per tornare al discorso, che cosa hanno fatto? Hanno inizialmente emesso i titoli al portatore fino al 31 gennaio del 2002, abbiamo avuto in tasca soldi che erano nostri, pure se noi pagavamo l'interesse pubblico, del debito pubblico e tutto quello che vogliamo, però i soldi erano nostri e eventualmente il debito pubblico lo pagavamo parzialmente, anche perché il debito pubblico era nelle nostre tasche come cittadini italiani in quanto acquirenti dei bot dei CCT per la maggior parte, la gran parte. Oggi questo non è più, da una parte quindi si è fatta una scelta ed un'azione da parte del potere mondialista di acquisizione e sottrazione al controllo dei cittadini italiani, al contrario ad esempio di quelli giapponesi che detengono il loro debito pubblico, per cui da una tasca c'hanno il debito e da un'altra parte l'altra tasca c'hanno il credito, alla fine è in pareggio, ed era quello che era anche per noi sino a 30 anni fa, più o meno 25-30 anni fa. Oggi invece quel botto CCT è in mano alle grandi banche multinazionali, che poi tra l'altro sono pure proprietarie della Banca Italia, come ho detto prima. Quindi mentre tu lavori e crei il tuo chilo di pomodori perché fai il contadino, o la sedia perché fai il falegname, quindi crei valore che prima non esisteva sul mercato, lo crei ex novo e diventa a disposizione di tutti, viceversa nel momento in cui tu crei la sedia, qualcuno si compra la sedia, ma tu che hai preso i soldi in mano e c'hai i soldi in tasca e pensi di esserti arricchito perché hai rivenduto nella giornata 100 sedie, oddio, ho incassato 1000 euro, 10.000 euro, quello che è, pensi di essere ricco, in realtà tu sei debitore verso la Banca Centrale Europea di quei soldi che tu c'hai in tasca. Una follia assoluta, è una follia assoluta. Ma non è solo questo, c'è anche altro. Allora,
quindi abbiamo visto che questo, la banconota è passata a non essere più un titolo portatore, ma non è neanche più un titolo in nessun senso, non è più solo titolo al portatore, non è neanche un titolo, perché un titolo, per essere un titolo, deve avere una serie di caratteristiche che la banconota attuale non ha. E quindi noi ci indebitiamo falsamente attraverso uno strumento falso. Quindi il debito pubblico, oltre per altri motivi che poi non è il caso di esaminare qui se non andiamo troppo oltre, è un debito inesistente. Inesistente. È sulla carta, diciamo, potenzialmente esigibile, ma se uno in un tribunale internazionale, come abbiamo fatto più volte noi di Alba Mediterranea, denunciamo queste cose qui e lo fa valere in un processo internazionale, a meno che non, il giudice, i giudici, la Corte non sia tutta corrotta e assoluta della Banca Internazionale, vabbè, insomma, è questo il concetto. Quindi nel corso passiamo ad esaminare le diciamo più famose, conosciute situazioni di esistenza di monete alternative o complementari diciamo apparse nel corso del 1900, a partire dal 1918-20. Ci sono alcuni casi veramente importanti, tralascio diciamo quelle diciamo importanti ma non così determinanti, tipo quella della WARA, per esempio, WARA, avvenuta in Germania, e andiamo a esaminare invece quella, per esempio, della moneta di Wörgl, o Wörgl, che è una delle monete cosiddette deperibili, teorizzata da Silvius Gesell. Silvius Gesell, che era un autodidatta come lo sono io, ma era uno in gamba molto più di me, è stato un teorico importante di fine 800 inizio 900, perché ha immaginato, da matto come sono io, che è possibile riuscire a fare delle cose fuori dagli schemi tradizionali e dalle accademie pur rimanendo validi, anche perché tutti gli schemi nuovi, come ad esempio il sistema eliocentrico piuttosto che geocentrico, era un sistema sovversivo, eretico, all'inizio condannato dalla Chiesa, dalla scienza ufficiale, e in realtà poi si è determinato veramente illuminato, non solo nel senso degli illuministi e dell'enciclopedia, degli enciclopedici, ma proprio nel senso vero, nel senso che ancora oggi noi sappiamo, anche l'ultima scoperta adesso delle onde gravitazionali di ieri ha confermato ovviamente la nostra rappresentazione della realtà spaziale. Ecco. E quindi l'esperimento di Wörgl è stato la fase ultima di una serie di processi che si erano innescati con Silvius Gesell in Argentina, quando nel 1892, anche allora, non nel 1992, nel 1892 c'era stata una delle ricorrenti situazioni di inflazione del mercato, eccetera, eccetera. Perché c'è un motivo per cui in Argentina questo accade? Perché l'economia argentina praticamente è monofiliera, adesso un po' meno, ma per molti secoli è stata monofiliera, era tutto basato sull'allevamento bovino prevalentemente, e poi tutte le altre varie caratteristiche imprenditoriali, ma sempre attinenti a quello, e quindi ovviamente andava in crisi l'esportazione del commercio della carne argentina, nota mondialmente, andava in crisi il sistema economico, e quindi ma questa è una delle concause principali, e non solo, ma insomma, ecco, la prioritaria. Quindi, per tornare alla moneta di Wörgl, che cosa è successo? Che c'era questa premessa: il sindaco, che ha un nome impronunciabile, che si chiama Unter Guggenberger, che era veramente un rivoluzionario, qui parliamo del 1931, che cosa fece? Sulla base della teoria di Gesell, volle mettere in atto una cosa pratica in un momento di grande crisi
economica dovuta alla perdita della guerra dell'impero austro-germanico, e che quindi andava a diciamo, inserirsi in un contesto di povertà assoluta e di economia stagnante assoluta. E che cosa aveva fatto? Gesell aveva fatto una cosa importante che è, poi noi abbiamo ripreso nella cambiale sociale. Nella cambiale sociale noi che cosa diciamo? Diciamo che la cambiale sociale deperisce gradualmente, e poi dopo entriamo più nel dettaglio. Ma questa idea non è stata un'idea, diciamo, autogena mia o di Aldo Mediterraneo, è stata un'idea ripresa da questa, diciamo, teoria di Gesell, e non solo da lui proposta, ma anche da altri, che permette una riflessione importante. Perché deperibile? È un concetto importante, bisogna capire il perché di una scelta piuttosto di un'altra, no? La cosa che va detto è che, essendo in piedi il sistema gold standard, il valore veniva incamerato nella, diciamo, grammo, lingottino o quello che era, di oro che si andava a contro, diciamo, dedurre rispetto al bene che andava ad acquistare. E quindi l'integrazione di questo bene entrava nell'oro, e l'oro in sé non si svaluta, se non in situazioni particolari, come abbiamo visto nell'impero spagnolo del 500. L'oro generalmente tende molto lentamente a incrementare il proprio valore numerico. La cosa importante quindi è che nel sistema gold standard il valore viene integrato dall'oro, ma nel sistema attuale, come quello immaginato da Gesell, il valore è lui diceva, nel lavoro dell'altro, no? Nel lavoro del compagno che condivide con me il circuito in cui gira questa banconota. E quindi è il valore cioè è il lavoro stesso che rappresenta il valore. Ma se io faccio una stalattite, cioè un obelisco come a Piazza del Popolo, che sta lì a Piazza del Popolo dal 1560, e prima ancora veniva dalle miniere dell'Alto Egitto, no? C'ha 3.000 anni. È chiaro che quello non cambierà mai, quello sta lì, valeva X sesterzi o quantità d'oro per portarlo a Roma, e vale tuttora quella quantità d'oro, non si è svalutato, anzi con l'antichità ha acquistato valore. Ma viceversa, se io faccio il funerale a mio padre, poverino, quanto dura il funerale di mio padre? Quanto dura? 2 ore, 3 ore? E se io vado a dire una messa di supporto all'anima di mio padre, quanto dura? 10 minuti? Il prete lo devo pagare, io il becchino lo devo pagare. Qualunque prestazione va pagata, ma l'oro o la banconota che io utilizzo svanisce dopo 4 ore? No, rimane. No, solo rimane, ma paghi gli interessi, come abbiamo detto prima. Tu sei debitore alla Banca Centrale Europea, e più mantieni quella quantità di circolante M1, M2 o M3 dentro il sistema economico, tu paghi gli interessi alla Banca Centrale Europea, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea. E questo vale per qualunque tipo di banca, anche nel passato. Cioè, se io, che ne so, devo fare un ricevimento qui, quanto dura il ricevimento? Dura un giorno. Io pago, non so, 5.000 euro per il ricevimento, 10.000 euro per il ricevimento, ma Leonardo, quando prende i soldi, poi li gira, e quei soldi girano, e durano in giro circa 4 anni. Ma questo è un altro, poi qua c'è un altro discorso da fare ancora più serio, ma facciamo conto che non ho detto, comunque girano 4 anni. Lasciamo stare che generino o meno interessi. Quelli durano 4 anni,
ma quel valore lì, dopo che andranno al macero, quel valore lì nelle banche permane in eterno, in eterno. Mentre una volta, quando c'era il baratto, io ti davo una pecora a te, tu mi davi una vacca, io ti davo 10 pecore, eravamo più o meno quello, era più o meno era quello il sistema di baratto. Dopo 4-5 anni che la vacca aveva lavorato e arato il campo, era vecchia, macilente, diciamo, ma mani, te la macellavi e te la mangiavi. E la vacca non c'era più, ma le pecore addirittura magari venivano mangiate anche prima, non c'erano più. Quindi quel valore che c'era inizialmente non c'è più. Ma com'è che invece la... Anzi, si rigenerava, perché magari la vacca faceva figli e pecore. Vabbè, facciamo conto che invece della vacca era un'altra cosa che non genera figli, moriva lì, no? Facciamo conto che era un tavolo e una sedia che dopo 10 anni che ti si siede in continuazione prima o poi si rompe. Ecco, quando si è rotta è finito il valore. È chiaro? Invece, com'è che la sedia si rompe e la banconota invece è soprattutto il cespite che la banca gestisce su quella banconota? Perché anche lì, ma facciamo conto che sia solo una banconota, perché deve continuare a esistere quel valore? Se è uno scambio negoziale, no? Che tu sei consapevole o meno, se io ti do 10 euro e tu mi dai 10 caramelle, quello è un atto giuridico, no? È un atto legale, capito? Quindi tu e io stiamo facendo un contratto, non scritto, ma è un contratto. Io ti do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me. Allora, perché quello che io ti do svanisce dopo 5, 10, 15 anni e quello che io do a te non svanisce mai? C'era Domenico Di Simone che in una conferenza 5-6 anni fa aveva fatto un calcolo, lui è un po' così pignolo, aveva fatto un calcolo che un sesterzo dato in prestito all'epoca di Gesù Cristo in valore in oro, no? Se il sesterzo non era d'oro, ma stava facendo conto che fosse in quantità d'oro, oggi tutta la massa universale, tutta la massa dell'universo non sarebbe sufficiente a rappresentare l'interesse dell'1% su quel unico sesterzo. Capito? Quindi questo per dire quanto la banca è infame, qualunque banca. L'interesse è una cosa folle, non c'ha nessun senso che esista. No, perché il denaro non deve essere un commercio. Il denaro non può, è come fare il testimonio della religione, uguale, no? Infatti sono molto, sempre state molto vicine, molto collegate e fra l'altro. Non a caso la prima multinazionale bancaria è lo Stato del Vaticano, no? Tanto per dire fino in fondo, lo Stato della Chiesa, Stato del Vaticano, ha cambiato nome ma è quello. Allora, quindi abbiamo avuto nel corso dei 320 anni una mutazione proprio, diciamo, uno stravolgimento totale di quello che era il valore e il concetto originario della moneta. Quindi, per tornare a Silvius Gesell aveva recepito questa idea, aveva giustamente percepito e identificato che c'era un vulnus, una diciamo, lesione, no? del concetto, del principio e della ragione dell'esistenza del valore. No, il valore deve essere commisurato alla controparte del negozio giuridico, se no c'è una truffa iniziale nel negozio giuridico. Allora, aveva messo a punto questo sistema per cui questa banconota che girava poi, diciamo, riproposta da Unter Guggenberger, che girava a Wörgl, aveva messo in piedi questa teoria, e cioè aveva detto... il lavoro va pagato, ma siccome il lavoro è deperibile, anche la moneta che lo rappresenta deve essere deperibile, per cui ogni mese cala del 2%. Quindi se tu mi fai un lavoro qualunque sia, e questo perché da una parte riconosceva questo concetto della deperibilità e della distruzione del valore, no? Graduale, ma distruzione, e dall'altra poi riconosceva anche il fatto che c'era la possibilità di acquistare se tu non capitalizzavi,
Oggi il grosso del problema della crisi attuale è perché le capitalizzazioni delle banche stanno tutte nel titolo di dossici, 700.000 miliardi di dollari immobilizzati nel valore di questi titoli dossici che non sono nulla, nella vita reale, nel mondo reale non sono nulla, quindi hanno tolto tutto quello che era risucchiabile dal mondo economico regolare, normale, e l'hanno investita per comprarsi l'una con l'altra le banche. Per farsi la battaglia, no, che vediamo in corso, che poi c'ha anche dei risvolti politici, anche bellici, no, tutte le varie cose che abbiamo esaminato prima. E allora c'era questa, diciamo, potenzialità che andava sopperita, e quindi questo 2% serviva a enfatizzare la circolazione del denaro e non la capitalizzazione, perché in un momento in cui c'è stagnazione economica serve che ci sia una scossa e che quindi la gente sia invogliata, pure se c'ha paura perché non sa poi se c'ha i soldi per sopravvivere il giorno dopo e quindi li mette da parte perché dice oddio chissà che succede domani. Invece se tu li metti da parte e dire oddio che succede domani, sai che invece di portarti vantaggio come oggi c'hai il BOT, il CCT o i fondi di investimento comune che ti danno il 5, l'8, il 10%, quello che sia, sai che se li metti lì non solo non ti danno niente, ma addirittura li perdi, cosa che sta facendo la Bundesbank, cosa che sta facendo anche la BCE, perché ti danno interessi negativi, quindi ti invogliano a comprare o a mettere in moto l'economia reale. Cosa che invece le banche non stanno facendo, perché quei soldi lì ci si comprano sempre i titoli di debito dello Stato, che tanto è sempre conveniente perché fra un tasso di interesse rispetto all'altro c'è sempre il vantaggio per la banca. Quindi quei soldi che anche poco tempo fa Draghi ha immesso, ha tirato fuori 55 miliardi ultimamente, sono andati a finire alle banche e non alle imprese e non ai cittadini consumatori. Quindi tutto questo per dire, insomma, che allora per smuovere le acque si è messo in moto questo circuito per cui le opere pubbliche venivano realizzate, venivano, mentre prima non si realizzavano come adesso non si realizzano, veniva, diciamo, dismessa quella teoria del sacrificio e della della ristrettezza degli investimenti da parte delle amministrazioni, e invece veniva appunto enfatizzata questa volontà di spesa. La cambiale sociale, quindi, fra le tante altre motivazioni per cui è stata scelta, è essenzialmente stata scelta per alcuni di questi aspetti che abbiamo detto, ma anche altre che poi avremo modo di vedere magari in un altro successivo intervento, non so se oggi o in un'altra occasione, ma comunque sia, recepisce tutte queste indicazioni e recepisce quella più importante, che è scritta nel libro, che poi chi vuole lo va a leggere, e cioè che c'è l'emissione autonoma della moneta, non più, quindi quando io e te facciamo uno scambio, tu c'hai la sedia, io ho il soldo, non è lui, Giorgio, che mi dà e mi presta il soldo a credito o a debito, peggio ancora, e quindi dobbiamo riconoscere una percentuale a lui perché ci ha dato solo uno strumento, il che è anche folle anche questo, no? Io ho una cosa e te la do a te e ti dico, guarda, che quel quadro che tu hai fatto secondo me vale 1.000 euro. Poi invece c'era qualcuno che dice quel quadro ne merita schifezza e non te lo compro per niente, però che dipende dalla valutazione che diamo dell'altro, il negozio giuridico, no? Perché se io non ho bisogno del pane, tu vendi il pane e io non te lo compro, no? Deve esserci un'esigenza. Quindi la cambiale sociale recepisce tutte queste cose qua, ma soprattutto il fatto di essere autoemessa, il fatto di essere libera, di non avere controlli da parte di nessuno, tranne dell'organizzazione che si potrà poi, dovrà poi mettere in atto, che controlla che il sistema non sia degenerato, cioè che qualcuno approfitti del sistema. E quindi questa cambiale, adesso cominciamo a così, diamo soddisfazione a Regina che giustamente
Volevo. Anche perché tra 4 ore siamo via. Ah, va bene, va bene. Allora. Magari poi passi la parola. Ci sono, diciamo, quindi molti sfaccettature nella cambiata sociale che la fanno diventare un qualcosa di unico. La cosa principale da dire è che quello che conoscete voi della cambiare, come ho detto, anche di tante altre cose che riguardano il denaro e tutti gli aspetti finanziari e monetari, è falso. Tutto quello che conoscete voi è falso. Ma non perché lo dico così perché sono montato, perché poi qua sul libro ci sono tutti gli articoli della legge del testo unico sulla cambiare, che è il recepimento di una convenzione internazionale tenuta a Ginevra il 14 dicembre del 1930, ratificata con regio decreto del 1699 del 1933, che dice tutta una serie di cose, fra cui, e quindi entriamo nel merito, una serie di fatti importanti. Un attimo che devo girare. Allora, articolo, titolo 1 della cambiale, capo 1 della forma della cambiale, articolo 3. La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente. Che detto, dice, ma chi è il traente? Normalmente la gente non sa neanche chi è il traente. Il traente è quello che firma, è quello che poi dovrebbe pagare, tra l'altro. Ma se io firmo una cambiale a me stesso, la devo pagare? E come la devo pagare? E poi altre cose non vi sto a dire, ma vi dico solo l'altro aspetto, l'articolo 104, per esempio, che dice una cosa incredibile, così capite quanto sono mendaci i nostri cari bancari e i nostri cari governanti. Allora, articolo 104. La validità della cambiale e del vaglia cambiario, in realtà la cambiale è la tratta cambiale, quella che emette il grossista per il commerciante, per esempio, o il produttore per il commerciante, e viceversa, il vaglia cambiario è quella che tutti quanti noi conosciamo come cambiale. Quindi anche qui no, dicono esattamente il contrario, ma comunque, cioè, diciamo, la validità della cambiale o del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo a vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Vi dice qualcosa questo? Voi conoscete la cambiale? Sapete se paga il bollo o no? Loro dicono di sì, no. Di pagare il bollo. Devi pagare, prima, fino a qualche anno fa era il 12 per mille, adesso il 13 per mille. Ma qua dice il contrario. Qua dice che la cambiale non deve seguire la legge. E allora vogliamo seguire. Potrei andare a esaminare il capitolo voce per voce, l'articolo su l'articolo, è esattamente così. Cioè tutto quello che voi sapete sulla cambiale, come quello che sapete sulla moneta, è falso. Semplicemente è fa. Nel 2009 ho denunciato l'allora ministro del tesoro per averlo truffato insieme a tutti gli altri ministri del tesoro precedenti, a tutti i presidenti del consiglio precedenti e a tutti i presidenti della repubblica precedenti e anche prima nel ventennio fascista, hanno rubato ai cittadini italiani circa 700 miliardi di euro a valore attuale, cioè metà, un terzo del debito pubblico attuale solo su questa cosa qua. Questo per dire, insomma, in che mani siamo. Quindi non è una questione di destra, di sinistra, di centro, di grillini, non di grillini. Ci abbiamo una classe politica di infami, semplicemente uno più infame dell'altro, ma senza nessuna capacità di scelta. Non c'è nessuno, cioè, quando tu arrivi a un parossismo talmente elevato, che sia 1200 in una scala che vale, che ne so, di 1500, che sia 1250 o 1300 o 1400, cambia poco. Infame era, infame. Allora, per tornare alla cambiale, quindi la cambiale che cosa fa? Si rifà, come ho detto prima per la moneta, all'origine. Bisogna andare sempre all'origine delle cose, perché nell'origine delle cose i bambini sono belli. Perché sono belli? Perché sono alla nascita, sono l'esplosione della vita, no? Ma l'esplosione della vita c'è in un fiore, in un animale, ma anche nella creazione di un'idea, nella creazione, alla radice dell'idea che c'è il bello, l'innovazione. Dopo l'idea si può espandere quanto vogliamo,
ma non ci avrà più quella caratteristica di genuinità, di floridezza, eccetera, che c'aveva all'inizio. E quindi la cambiale è la nascita, finalmente, in questa epoca, dopo 7.000 anni che esiste la moneta, perché la moneta ha preso, come ho detto, tantissime forme, finalmente la emissione del valore prodotto da ciascuno di noi, che viene emesso di nuovo e ce ne riappropriamo, perché noi non abbiamo mai delegato nessuno, perché nessuno, nessuna epoca, epoca anche protostorica, mai nessuno è venuto a chiedere: ma possiamo emettere moneta per conto tuo, quella che tu dovresti emettere te, ci dai la cortesia, l'autorizzazione, la delega? No, no, non è mai venuto nessuno. E allora perché tu emetti la moneta che io produco, che è del valore che io produco, io cittadino, o io collegio, collegio complessivo dei cittadini, io nazione, e tu te ne appropri. Adesso siamo al punto che, mentre prima almeno c'erano le banche nazionali, le casse di risparmio locali, e quindi c'era in qualche modo un qualche nesso fra chi produceva il valore e chi lo gestiva attraverso l'emissione monetaria, oggi siamo al punto che non c'è, come ho detto prima, la BlackRock è proprietaria del pacchetto di maggioranza dell'Unicredit, la quale è il possessore del pacchetto di maggioranza della Banca d'Italia, la quale interviene nel possesso della Banca Centrale Europea per il 14,85%, e così ovviamente vale per la Banca di Francia, per la Banca di Deutsche Bank, la Banca Centrale Tedesca, adesso non mi veniva. E quindi noi ci troviamo a dover subire le conseguenze di qualcosa che è nostro, che ci è stato sottratto con l'inganno e che ci viene rivenduto a debito. È una cosa folle, sotto qualunque profilo lo vuoi vedere. Allora noi dobbiamo riappropriarci, e lo possiamo fare semplicemente. La legge, questa che ho citato prima, ratificata e convenzionata a livello internazionale fra 41 stati, e non si può più cambiare, perché le cose sono, il diritto internazionale richiederebbe talmente tante modifiche e talmente tanti interventi di tantissima, vastissima natura, che non è più possibile cambiarlo. Quindi quella c'è e quella ci teniamo, e a quella noi ci supportiamo, e non ci si può dire assolutamente nulla. Mentre per esempio col SIMEC, quando Auriti fece quell'esperimento a Guardia Grele negli anni 90 e poi fu condannato, anche lì però era nel regime ancora di circolazione della lira, e quindi c'era un regolamento bancario di emissione monetaria molto diverso. Oggi questo non si può più fare, cioè nessuno può più emettere moneta in alternativa, perché c'è una circolazione coattiva, e è diverso rispetto a prima. E, vabbè, non entriamo nel dettaglio. Insomma, fatto sta che chiunque oggi può fare legittimamente e legalmente l'emissione monetaria di cambiali. Da te che le cambiali tu fai al tabaccaio, le compri e le fai. La cambiale sociale è un qualcosa di più evoluto, di molto più evoluto della cambiale normale. Diciamo le caratteristiche principali, così rientro nel termine del tempo che ci è stato dato, diciamo sono essenzialmente alcune principali sono, come ho detto, la deperibilità del 2% al mese, per cui alla fine del quarto anno la cambiale perde completamente il valore, ma siccome la cambiale sociale è gratuita, chiunque la può emettere entro certi parametri, che poi eventualmente vedremo in un altro modo, in un altro momento, non è che qualcuno perde qualcosa, perché se tu te la emetti gratuitamente, pure se alla fine dei quattro anni non riesci a hai perso del valore, comunque quel valore era stato dato gratis, quindi comunque ci hai guadagnato. Non so se è chiaro il concetto. Pure se io emetto oggi una cambiale di 1000 euro, una cambiale sociale di 1000 euro, e fra un mese, all'atto dell'emissione perde già il 4%, perché serve per chi deve controllare il circuito, che non ci siano usurpazioni, che nessuno faccia il furbo, eccetera, ma anche in quel caso c'è un intervento collettivo, per cui chi
diciamo, esupera rispetto al, al concesso, diciamo, dato per convenzione, stabilito per convenzione all'interno del circuito, comunque gli altri intervengono e possono, diciamo, gestire in maniera indolore la, la cosa. Quindi c'è il 2%, il 4% all'atto di emissione che viene perso e viene consegnato a chi gestisce la cosa. Il 2% al mese, a partire dal primo mese, quindi facciamo conto che sia 1000 euro, diventano all'atto di emissione 960. Il mese dopo diventano 980, il mese dopo ancora 960, 940, chiedo scusa, cioè all'emissione diventano 960, il mese dopo diventano 940, ecco, il secondo mese 920, eccetera, eccetera. Gradualmente scendono. Alla fine, ovviamente, chi prende diciamo, la banconota, perché è una banconota anche quella, diciamo il 47esimo mese, la vedrà depauperata della metà. Ma come ho detto prima, comunque sia, è gratis. E quello che paga, comunque comprerà un qualcosa che gli viene poi restituito, perché al 48esimo mese, quello che rimane col cedino acceso in mano, viene reintegrato del valore che ha perso. E quindi è una specie di intervento che fa il sistema che organizza il circuito, che da quel 4% originario tira fuori un 2% da restituire a quello che per ultimo ha ricevuto. Quindi è, diciamo, una compensazione in qualche modo equilibrata. Ma questo 2% viene dato in una cambiale sociale, viene data una piccola cambiale sociale da 20 euro, per esempio, che l'unità di misura possiamo stabilire che sia euro, che sia lire, che siano sterline, non c'è nessuna importanza. Quello che conta è il valore che diamo a, facciamo conto che siano sterline che valgono due terzi, tre mezzi, cioè dell'euro. Se quella tre piedi lì vale 20 euro, vorrà dire che pagherò 13 sterline, no? 13 cambiali sociali equivalenti a 13 sterline, se utilizzo come punto di riferimento, come una domanda. No, no, è per spiegarla. Allora, tu, Orazio, mi fai un servizio. Servizio, che ne so, di pulizia. Quel servizio di pulizia vale 100 euro e io ti devo pagare con una cambiale di 100 euro. Ora, siccome sappiamo che la cambiale di 100 euro perde subito il 4%, io ti devo fare una cambiale di 100 euro più il 4%, o di 100 euro meno il 4%? Meno il 4%, perché è come se tu facessi uno sconto. Tu vai a comprare un frigorifero o in offerta stracciata, per cui te lo vendono, ne so, 300 euro, oppure il commerciante che non fa l'offerta di 13 euro, invece di 1000 euro fai 995. Quindi non faccio la cambiale di 100 euro, la farò di 98. Esatto. 90, esatto. 96. Esatto. Questo gold standard, pericolo di collasso, abbiamo visto anche in equipe, anche la direttiva che avevamo cercato di lavorare dal punto di vista, si può dire, tecnico quantico, e col gold standard, abbiamo per noi riscontrato un crollo. Come dobbiamo ora organizzarci per poter fronteggiare questo momento, per andare avanti anche con, io dico ora del colore? Quindi c'è questa perdita di valore mensile che deve incentivare gli appartenenti al circuito a avere diciamo, alla circolazione di questa cambiale sociale. Nulla toglie poi che alla fine del circuito ci siano altri sistemi di intervento. È una convenzione, come abbiamo detto, le convenzioni sono stabilite inter pares, cioè fra di noi tutti si stabilisce, per esempio, che si debba emettere mensilmente, non so, 2000 euro al mese, 1000 euro al mese, 1500, 500, quello è un, diciamo, diciamo fatto corollario, ecco. Perché? Perché quello che va detto in tutto questo che ho accennato,
cioè un fatto importantissimo che va rilevato, l'ho detto io anche varie volte, l'ha detto anche Marco Sabba in più occasioni, e qualche giorno fa Marco Sabba ha scritto una cosa anche molto importante, perché ha fatto rilevare che dal 2002, quando è entrato in vigore l'euro, ad oggi, per una serie di argomenti, di calcoli che è un po' complicato fare, ma che comunque si possono poi evidenziare magari in un'altra occasione, le banche, la Banca Centrale Europea ha oggi sottratto ai cittadini europei, perché come dicevo il lavoro è nostro, ma il denaro che lo misura è loro, ha inglobato circa 25.000 miliardi di euro. Chiaro, 25.000 miliardi di euro sottratti ai cittadini italiani e europei in generale, ma soprattutto sottratti anche al fisco. Perché quello che è importante da rilevare, e qui diciamo un po' rispondo ad altre domande se qualcuno vuole, è che mentre quando vigeva il sistema diciamo di emissione gold standard, c'era la banconota che tu portavi in tasca, era tua, era di proprietà del portatore, perché rappresentava effettivamente quel minuscolo quantitativo di oro che stava nei caveau centrali della banca centrale. Viceversa, quando tu hai in tasca una banconota di euro, quella banconota di euro non rappresenta niente se non il fatto che tu sei debitore della banca centrale europea, sia direttamente sia indirettamente, anche come appartenente ad uno Stato, all'Italia in questo caso o ad altri Stati che partecipano al circuito, e che quel denaro è dato in prestito di interesse e non è mai tuo. Questo ci hanno detto in tre occasioni diverse sia la Banca Centrale Europea che la Commissione Europea quando sono state fatte domande precise e specifiche su questo argomento. Quindi noi sappiamo che quel valore che è stato creato, che prima rimaneva in tasca di ciascun cittadino e che quindi rimaneva dentro lo Stato, oggi viene risucchiato e viene portato dentro la Banca Centrale Europea. Ora, se giustamente, come dice anche l'articolo della Costituzione, mi sembra il 53, che dice che ciascuno deve partecipare alla spesa dello Stato in ragione della sua capacità contributiva, se il valore che tu crei alla fine dell'anno, alla fine del gioco, di tutti i passaggi di questa banconota che poi alla fine rientra dentro alla Banca Centrale Europea, anche fisicamente, ma metaforicamente, cioè immediatamente, e quindi il valore che tu hai creato diventa proprietà della Banca Centrale Europea, secondo te quale capacità contributiva c'hai? Nessuna. Viceversa, tutta la capacità contributiva di tutta la nazione va in mano alla Banca Centrale Europea. Quindi chi è che deve pagare le tasse? Deve pagare le tasse chi ha capacità contributiva, e quindi le banche. E invece le banche non pagano una lira di tasse, praticamente pagano delle apparenze di tasse, perché se dovessero pagare le tasse su 25.000 miliardi di euro, quante tasse dovrebbero pagare? E invece non pagano praticamente niente. C'è l'esenzione per esempio dell'IVA, c'è l'esenzione per una marea, ma soprattutto non mettono in bilancio, in attivo, l'emissione monetaria, che è quella che misura il valore, la mettono a negativo, e quindi su quell'ansia vanno in detrazione. È una cosa folle. Cioè qui come la mettiamo, ho dato un po' di spunti stasera, avrò fatto almeno 10 esempi, forse di più, in cui è esatto contrario ed è la mistificazione della realtà. Per tornare alla cambiale sociale, con la cambiale sociale non c'è bisogno di banche, perché non vanno bancate ma rimangono nel circuito in cui vengono immesse, non c'è bisogno di politici che fomentino la cosa e che diciamo favoriscano, diciamo, aiutino le banche a fare dei intermediari nei nostri affari, non ci serve, non c'è bisogno di altro che della nostra partecipazione, della nostra convinzione, nella nostra fiducia reciproca, che è quella che noi, quando qualcuno ci presenterà una cambiale sociale, la accettiamo. Fine, non c'è bisogno di altro. Come consumatori, come cittadini, non c'è bisogno di sapere altro. Che fine fanno queste banconote? Dove vanno a finire?
A parte che poi finiscono, perché finito la scadenza dei 4 anni, c'è la data e quindi non si possono più dare, mentre la banconota la dai dopo anche 10 anni, se non viene ritirata dalla banca perché qualcuno va a versarla in banca un giorno per fare un pagamento, quella banconota magari gira per 10-20 anni. E qui invece no, la cambiale dopo 4 anni non può più girare. Quindi c'è anche una certezza ulteriore, ma altre certezze ancora più importanti, ma troppo in dettaglio, insomma, adesso non è possibile entrare. Quindi ecco, c'è una soluzione pronta, è stata adottata fra l'altro altre volte. Ecco, due cose importanti, questo lo trovate anche sul libro, due situazioni di moneta alternativa analoghe al cambiale sociale sono state i greenback adottati da Abramo Lincoln, che poi, siccome aveva fatto molto male ai banchieri americani, fra virgolette americani, aveva, diciamo, scardinato un sistema, aveva fatto quello che stiamo cercando di fare noi oggi, ma noi oggi non contiamo niente, è fatto da un presidente americano che nel giro di 6 mesi, da morto di fame che era, non sapendo come foraggiare le truppe al fronte, stava perdendo la guerra di secessione, all'improvviso in 6 mesi rovescia il campo d'azione e nel giro di 1 anno e mezzo vince la guerra, dà molto fastidio a chi gestisce le guerre, fra l'altro, no? Perché bisogna ricordare che ad esempio i Rothschild finanziavano sia Hitler e sia Stalin che si facevano la guerra, è normale, l'hanno sempre fatto, anche in epoche attorno a, che ne so, in epoche napoleoniche, tanto per dirne un'altra, ecco. E quindi ecco, c'era questa diciamo azione davvero atea, fuori dalle righe, eretica e proprio diciamo inaccettabile, perché mette in dubbio, tu immagina, se tutti incominciano a fare le cambiali sociali in giro per il mondo, finisce il sistema monetario, finisce il sistema politico. Ma ci vuole poco, ci vogliono 2 o 3 anni al massimo, a livello mondiale. Cioè, perché se funziona il sistema e uno sa che non deve andare in banca a fare la fila, a chiedere per favore, a chiedere la grazia e l'elemosina al banchiere, al capo bastone del paesino, no? Piuttosto che al direttore della banca centrale, e non devi più andare a inginocchiarti per, diciamo, riconoscere il tuo diritto al riconoscimento del valore, non il loro, perché i soldi, ricordiamocelo sempre, che anche ufficialmente, accademicamente, i soldi sono sempre nostri. Quando tu vai in banca, li metti nel conto, sono nostri. Però prova a vedere se a quelli del Banca Etruria gli hanno ridato i soldi, o a quelli del Credito Federale. No? E questa dice lunga sull'affidabilità delle banche, sulla diciamo, sulla proprietà del denaro. Sulla proprietà del denaro. Sulla proprietà del denaro. E invece la cambiale sociale è nostra, non ci può entrare dentro nessuno. Siamo noi. Siamo noi che ci riconosciamo emettitori del denaro. E neanche l'ente che controlla è il proprietario. Sì, concludo 10 secondi. Noi quindi dobbiamo fare un'azione rivoluzionaria interiore e poi anche esteriore collettiva, in cui ci proponiamo di emanciparci da questo sistema corrotto. Solo così, questo è il momento opportuno, perché da una parte c'è le banche che ti fanno rientrare di corsa e se non gli porti i soldi immediatamente ti ignorano immediatamente casa. Ecco, adesso sta uscendo una legge in Parlamento, andrà in votazione a breve, per cui se tu c'hai un mutuo e non paghi 2 rate, non è che ti va all'asta la casa con tutti i tempi del giudizio, te la portano via immediatamente, salvo poi recuperare se qualcosa dalla vendita all'asta, se ci avanza. Ma siccome le vendite all'asta sono fatte pilotate per benino, non solo non te danno niente, ma ne devi continuare a pagare vita te e tuo figlio. Quindi questo, ecco, in questo regime che si sta dimostrando ogni giorno più infame e più criminale, noi dobbiamo uscire, e la cosa migliore da fare è fare come facevano quelli che si in Grecia, no? In epoca repubblicana, che cosa facevano? Se ne andavano,
prendevano quando c'era una fazione che non andava d'accordo con quella dominante, prendeva e facevano una colonia, facevano un'altra polis. Noi dobbiamo fare un'altra polis dentro il nostro sistema. Ho finito. Grazie. Ecco, io passiamo l'ultima parola a Giorgio, che ho visto che nel frattempo sta segnalando parecchie cose sui fogli che si è portato appresso. Vediamo un po'. Lo salto nel passato oscuro per i banchieri centrali europei. Allora, questo è un articolo che io ovviamente leggerò solo in alcuni punti essenziali, perché serve chiaramente per spiegare bene che è possibile fare una marcia indietro con grandissima facilità. L'articolo è di tale Wolfgang Munkau, che però chiarisce benissimo come stanno le cose. Rileggendo la biografia di Hjalmar Schacht, il banchiere di Hitler, scritta da John Weitz, ho notato alcuni interessanti paralleli tra gli anni 30 e oggi, che non avevo mai tenuto in considerazione prima. Quindi immaginate un po', Schacht è un autore notissimo, conosciutissimo, autore di libri molto importanti, si sa quello che ha fatto, e tuttavia, ad esempio, un giornalista come Wolfgang Munkau non lo conosceva, non ne conosceva i punti essenziali. Il punto riguarda cosa un banchiere non ortodosso può fare se ha il supporto politico per distaccarsi dall'ortodossia. Quindi ci vuole, il cambiamento deve essere sempre un cambiamento politico, però se il cambiamento politico determina la possibilità di affidare a un banchiere, cioè un banchiere centrale, il cambiamento può avvenire tranquillamente, la situazione si ribalta nel giro di 3-4 anni. Il punto riguarda cosa un banchiere non ortodosso può fare se ha il supporto politico per distaccarsi dall'ortodossia. Schacht ebbe due mandati come presidente della Reichsbank negli anni 20, quando pose freno all'iperinflazione che stava penalizzando la Germania. Poi dal 33 al 39. È difficile identificarlo con una singola inclinazione economica. Questo è un elemento importantissimo. È difficile identificarlo con una singola inclinazione economica. Significa che Schacht era obiettivamente una persona libera, un uomo sostanzialmente libero, il quale ha fatto delle scelte non ortodosse, non perché ideologicamente la pensasse così, ma perché le riteneva utile e aveva avuto mano libera dal potere politico per poterla fare. È difficile identificarlo con una singola inclinazione economica. Negli anni 20 era favorevole allo standard aureo. Poi all'inizio degli anni 30 si oppose alle politiche di austerità e deflazione. Schacht opinava giustamente che la Germania non fosse in grado di effettuare i pagamenti di riparazione del piano Jahn adottato nel 1920. Ritornando alla Reichsbank 1929, scusa, il piano di riparazione di guerra, ritornando alla Reichsbank organizzò una ristrutturazione unilaterale del debito privato che le aziende tedesche avevano contratto all'estero. L'economia tedesca aveva già beneficiato dell'abbandono dello standard aureo nel 1931 e Schacht aggiunse stimolo allo stimolo. Una ragione della popolarità iniziale di Hitler in Germania fu la veloce ripresa dalla depressione, sicuramente aiutata da un mix di tassazione lassista e politica monetaria. Circa la questione della tassazione lassista, noi possiamo anche dire che in Italia questo lassismo vige comunque, ma vige soltanto
per gli amici, perché ci sono gli amici degli amici che non pagano le tasse, non pagano nemmeno l'affitto della casa, e quindi questa riduzione delle tasse viene concessa solo agli amici degli amici, laddove invece in un paese serio e onesto bisognerebbe ridurre enormemente la tassazione per tutti. Ma questo è un concetto importantissimo. L'attuale politica ortodossa di Bruxelles e Francoforte, condivisa nell'Europa del Nord, ha alcuni paralleli con la forma mentis deflazionaria dominante negli anni 30. I politici e i banchieri odierni sono fissati con gli obiettivi fiscali e la riduzione del debito, come all'inizio degli anni 30. L'ortodossia politica ha un qualcosa di patologico. Ecco qui dove i banchieri che gestiscono la situazione europea e mondiale sono degli ortodossi, nel senso che hanno le idee fisse e le teste quadrate e stanno portando alla rovina l'economia dell'Europa. Ogni volta che devono dire qualcosa, i banchieri centrali parlano di riforme strutturali, ma non dicono mai quali siano gli obiettivi di queste riforme. Io qui mi chiudo perché ovviamente c'è fretta, ma voglio dire che Schacht poté tranquillamente, come banchiere non ortodosso, risolvere dei problemi molto, ma molto più gravi di quelli che abbiamo noi in Italia. E poi magari Giorgio possiamo vedere ancora le sue discussioni sui video su YouTube. Basta fare Giorgio Vitali e escono tutte le sue informazioni. Io adesso passerei la parola alla senatrice Elsa Blundo, che è arrivata adesso e per cui la invito qui a parlare. Grazie. Buonasera a tutti, e intanto io posso dire che ho trovato davvero interessante il discorso che stavi facendo e questo collegamento. Ma c'è riferimento specifico oltretutto a voi, a Grillini, Esatto, cioè, no, perché se i Grillini fanno queste cose e cambia completamente la situazione. Esatto, accomodati, assolutamente resta qui. No, perché io credo che siamo arrivati a un punto in cui noi ci eravamo visti prima di Natale, mi sembra. Ecco, siamo arrivati a un punto in cui il sistema comincia ad avere delle infiltrazioni d'acqua, a perdere i colpi e sta manifestando in maniera palese tutta la sua, come dire, conformazione distorta che noi conosciamo fin nelle radici, ma intanto i cittadini italiani hanno cominciato a vederne una piccola parte con questa storia della Carichieti, Banca Etruria, con questa storia delle subordinate fatte passare in maniera addirittura inconsapevole alle persone e con questa storia ancora più assurda che la gente, i piccoli risparmiatori debbano pagare, no? Ecco, e si è reso proprio evidente chi sono. Cioè, allora, intanto la banca non possiede denaro di suo, perché il denaro che sta nelle banche ce lo mettiamo noi, quindi innanzitutto dovrebbe essere un garante del nostro denaro e dovrebbe essere in grado di dimostrarci che lo usa bene, e invece l'ha usato malissimo, e non solo l'ha usato malissimo, ma ci ha coinvolti nel suo usarlo male, e quindi addirittura pagano le pene chi invece era il finanziatore delle banche. Quindi veramente il capovolgimento della realtà pieno e totale. In più abbiamo anche svelato un'altra cosa, almeno noi come Movimento 5 Stelle, io ho fatto anche un convegno, ma continuo, anche all'Aquila più di una volta ho affrontato il discorso. Abbiamo svelato anche un'altra cosa, che in tutto questo loro hanno dei guadagni in più, le provvigioni, perché in realtà non vengono neanche più pagati quelli che ci lavorano in maniera corretta, ma vengono pagati per quanto riescono ad imbrogliare gli altri. E
questo guadagno in più, esatto, con gare, è pazzesco, siamo veramente all'assurdo. Quindi questo guadagno che loro prendono in più, disonesto, diciamolo pure, disonesto, perché se tu mi metti in condizioni di essere defraudato del mio e lo hai fatto scientemente, renditi perlomeno conto che sei stato disonesto. Ora due sono le cose: o tu riconosci la tua disonestà e quindi da persona onesta ritorni, cioè restituisci quel mal tolto, perlomeno il di più che hai preso, oppure tu riconfermi la tua disonestà, perché io la terza via non la vedo. Ma io stiamo parlando di un altro pianeta, perché qua non avverrà mai una cosa del genere. Non avverrà, però è bene che cominciamo queste cose a dirle apertamente, perché questi signori devono fare i conti con se stessi. Tutti, dall'impiegato al dirigente, devono sapere chi sono. Devono sapere chi sono. Poi io sentivo di questa cosa, no? Di Charles. Nella nostra città, e penso tu l'hai conosciuto, noi abbiamo una persona che è stato per lunghi anni all'interno delle banche e c'è anche lottato contro un sistema che andava alla deriva e quindi è stato un po' messo